Salve a tutti, sono Francesco Fusillo. Per le guide del sussidiario per immagini, ovvero come impostare graficamente la pagina dell'argomento per il sussidiario, adesso vado a mostrare come si imposta e come si inserisce logo e cartiglio. Allora, faccio un esempio, parto da questo. Questo è Simca. Quindi parto proprio dall'inizio. Questo è già l'argomento impostato, è la pulizia del corpo, della pelle del corpo. Quindi qua si vedono l'introduzione di pagina, questa è la parte che va sul titolo, la prima pagina, la pulizia del corpo e della pelle. Questa è la pagina 2, io lo sporco è sul corpo manca sulla pelle, quindi diciamo io questo. Ok, adesso facciamo la prima pagina che è quella che conta. Poi l'impostazione delle altre pagine saranno oggetto di una videoguida relativa a come si gestisce la funzione tipografica. Bene, allora vado nella funzione tipografica, non spiego come funziona Simca nella costruzione di tutte le frasi devono lavarsi. Aspetta, mi manca la parola fine, ok, magari fine e basta, fine. Bene, allora apro la funzione tipografica e nella funzione tipografica vedrò il pittogramma titolo. Sono troppo grandi, posso andare a prenderli più piccoli. Ecco, la pulizia del corpo e della pelle. Allora, questa pagina, che sarà la pagina titolo, la pagina di accesso, adesso me la rimpicciolisco con CTRL meno per poterla, CTRL più, ecco, poterla vedere un po' in grande. Mi abbasso il titolo selezionando questa striscia. Per selezionare vado con il mouse sopra il primo pittogramma. Clicco il tasto Shift e si dovrebbe selezionare. Eccola lì che si è selezionata. Vado sull'ultima, riclicco il tasto Shift e si è selezionata. A questo punto le sposto tutte e le sposto in giù, perché qui sopra in alto andrà l'intestazione e qui di fianco andrà il cartiglio. Allora, mostro le immagini che voglio introdurre. Come vedete, ho già scaricato alcune immagini. Ecco le immagini per adesso: questa del cartiglio e questa del logo. Si scaricano per adesso dal mio sito, si scaricheranno poi dopo dal sito di Simca. Ovvero, scarica l'intestazione, scarica il cartiglio. Quando scaricate, andate qua e cliccate scarica. Non c'è altro da dire e poi la trovate se è Windows dentro la cartella download, se è Linux come nel mio caso nella cartella scaricati, che poi andranno nel pittogramma, ma ho scaricato, eccolo qua, cartiglio e logo. Me ne porto sulla scrivania per comodità. Eccole qua, queste due immagini andranno nella pagina. Torno a Simca e CTRL più per vedere meglio, così anche il video rileva. Aggiungo elementi, aggiungo un'immagine personale. Questa funzione aggiungere elementi mi permette di aggiungere testo, immagini, pagine. Ecco. Allora, prima di tutto, aggiungo un'immagine personale. Come faccio ad aggiungerla? Semplicemente trascinandola all'interno di questo box. Introduco il cartiglio per adesso. Eccolo lì. Introdotto il cartiglio, vedete che adesso nella pagina, allargo a tutto schermo e rimpicciolisco la pagina, c'è il cartiglio. Questo è il cartiglio, andrà qui, qui sopra andrà il logo e qui vanno i testi. Allora, siccome Simca la funzione type introduce e questa, come vedete, è sempre lì sotto, che poi sarà il corredo di questo titolo. Poi
Io potrò spostarla, fare quello che voglio. Siccome introduce il sistema, del testo, ma lo introduce sotto qua in alto, se io metto il cartiglio non vedo più il testo che metto. Quindi adesso, metto il testo, lo metto al suo posto e dopo introduco il cartiglio. Metto CTRL più perché così possiate vedere meglio. Aggiungi elementi, aggiungi testo, mi chiede il titolo. La pulizia del corpo. Allora, il titolo è La pulizia del corpo e della pelle. Bene, allora qui posso stabilire la dimensione. Lo faccio un po' grassetto. Dico aggiungi testo. Eccolo lì, la pulizia del corpo e della pelle. Quindi lo affianco al titolo. Bene. Progetto, il progetto adesso aggiungo, adesso dovrò mettere comunque vedete, questa è un'immagine e questo è il testo. In fianco al progetto devo dire aggiungi testo, il progetto è CTS Brescia. Aggiungi testo, eccolo qui. Ordine di scuola al quale è riferito questo argomento, area disciplinare, difficoltà. Allora aggiungi ancora il testo. Ordine di scuola è una scuola primaria. Aggiungi testo, vedete lo mette sempre là in alto, per cui se io avessi messo un'immagine me lo dovrei continuamente spostare. Area disciplinare, dov'è? Aggiungi elemento, aggiungi testo di nuovo. Area disciplinare è scienze. Aggiungi testo, eccolo lì. E difficoltà, aggiungi testo ancora. Un ragazzino che ha la sindrome di Down. Voilà, perché poi negli elementi di ricerca potrò fare riferimento anche al tipo nella ricerca. Ok, metto un po' a posto il testo, bene. Allora, il cartiglio c'è, il titolo c'è, poi qui ci metto un'immagine, anzi ce la metto subito perché è abbastanza carino se nella pagina di accesso all'argomento c'è anche un'immagine significativa, evocativa di quello che si vuole dire. Allora, l'immagine l'avevo preparata, che è questa. Adesso la mostro, voilà, la pulizia del corpo e della pelle. Questa sarà un'immagine centrale alla pagina. Quindi adesso forse non si è vista perché ho cambiato schermo. Eccola qui l'immagine. Qua su di Linux io posso cambiare schermi e rischio di non registrarlo. Quindi aggiungo un'altra immagine personale già preparata. Mi ridimensiono la pagina per andare a pescare l'immagine che è questa. Voilà. La metto dentro il box e adesso ce l'ho nella pagina. Vedete? Ce l'ho nella pagina. Siccome mi voglio aggiungere anche il cartiglio, poi questa la metto giù, la ridimensiono come mi serve e così finisco la pagina. Allora, aggiungi immagine personale di nuovo. Voi capite che se fossi stato ordinato mettendo tutte le immagini da una parte, sarebbe stato più facile questa operazione. Voilà, eccola lì. Potevo aggiungere anche le immagini tutte assieme, però è meglio così. Allora, la pulizia del corpo e della pelle. Lo prendo dagli angoli e la ridimensiono. Voilà, siccome non c'è niente di osservazioni, posso andare anche davanti. Insomma, come vedete, qua c'è del testo. Simca legge anche le tavole, non leggerà quel testo lì che è un'immagine, ma questo che fa parte della produzione con i pittogrammi c'è. Ecco, adesso verifico la posizione, vedete è andata perfettamente al suo posto, il cartiglio era già al suo posto. Questa è la pagina di ingresso della tavola del sussidiario per immagini finita.
Le altre frasi sono sulle pagine successive che io andrò ad arredarle con immagini e andrò a comporle nella maniera corretta, sempre selezionando, vedete, posso o spostarle tutte o selezionarle e quindi le sposto tutte assieme. Adesso le seleziono, anzi deseleziono tutto perché sennò sposto tutto, mostro come sposto anche queste qui. Le persone devono, aspettate che la centro, lavarsi, deseleziono con Ctrl Shift, fine. Ecco, qui abbiamo, ho pensato di mettere un'immagine anche qui. Sono tre tavole relative alla pulizia. Ecco, voglio mostrare che posso selezionare tutta la riga, non così, ma aspettando un attimo perché lavora su internet, quindi ha la necessità di andare a portarsi il comando online, eccolo qui, però posso anche prendermene uno e gestirmelo per come voglio, vedete. Va bene, quella che mi interessava non era tanto una guida su tutta la funzione Typo, ma come impostare la pagina. Ecco, questa pagina sarà rilevata dal database come o Brescia o scuola primaria o scienze o sindrome di Drown. Importante che siano tutte uguali, mi resta da dire solo questo, che qui va il logo della scuola. Come vedete, il logo del progetto non c'è nulla, ma la scuola di riferimento, il progetto di riferimento porterà il suo logo lì e sarà riconoscibile nel sussidiario. Non c'è altro da dire, Francesco Fusillo per le guide del sussidiario, per le immagini. Ah, forse una cosa importante da dire è che queste immagini, come vedete, questa e tutte quelle che io ho già preparato, provengono da ambienti dove queste immagini sono coperte da licenza Creative Commons, cioè le possiamo usare senza nessuna preoccupazione che siano licenziate. In particolare questa proviene da qui, da questo portale licenza, eccolo qui, c'è scritto appunto Creative Commons 0 licenza. Questo significa che la pittura può essere completamente libera per essere usata per ogni legale proposito. Ecco, questo è molto importante perché le tavole del sussidiario per immagini potranno essere scaricate, potranno essere, allora dove l'ho messo il sussidiario, potranno essere utilizzate da chiunque, quindi è importante che chi va a pescare immagini e magari dopo le riutilizza possa essere sicuro che quella diffusione di immagini, eccola qui, questa è la biblioteca, ecco, queste tavole andranno a finire qui dentro, ma sono tutte libere da diritti d'autore e anche noi le stiamo costruendo con questo proposito. Quindi non c'è altro da dire, logo, cartiglio, testo e immagini. Per la guida sul come si costruisce una tavola grafica per il sussidiario per immagini, Francesco Fusillo vi augura assolutamente una buona partecipazione al progetto e buon lavoro.